Alunni attori ieri sera nei locali della scuola Luigi Capuana di Gela, grazie alla preziosa collaborazione dei docenti, hanno portato in scena il musical Il Risorto. È stato un appuntamento che ha richiamato l'attenzione dei genitori ed anche di alcuni curiosi. Un po' faticoso, ma ci siamo impegnati, ci siamo divertiti. Ed è stato bello vedere l'applauso del pubblico. Sì, bellissimo. E noi questi musical li facciamo con un significato della recita, non per farla così tanto per... Ed è stato facile oppure impegnativo? Facile, perché già era scorsa e ci è venuto facile fare, era solamente una ripassata. Soddisfatto il dirigente scolastico Cetta Mongelli. Questo messaggio dell'amore all'altro è stato importantissimo proprio all'interno di questo gruppo classe. I genitori di questa classe sono stati eccezionali, favolosi e quindi hanno accettato anche per i loro figli momenti di difficoltà, però ce l'abbiamo fatta, siamo in quinta, i bambini sono sereni, anche i genitori sono sereni e le maestre hanno dato l'anima. E questo musical, Il Risorto, è proprio, diciamo, la chiusura più bella che poteva esserci per 5 anni trascorsi con momenti di difficoltà, ma sempre superati alla grande. I docenti che hanno preparato gli alunni alla rappresentazione musicale sono rimasti piacevolmente colpiti dal modo in cui gli studenti hanno messo in campo le loro capacità. Di solito a livello scolastico che cosa si rappresenta? Soltanto il Natale. Si fa il presepe, si fanno delle rappresentazioni anche in parrocchia, però noi come proprio scuola abbiamo voluto invece toccare proprio l'animo dei bambini e anche penso del pubblico, facendo proprio questa rappresentazione nel periodo proprio di Pasqua, in questa settimana santa. I nostri bambini sono assolutamente abituati ad interpretare, a fare certi musical. E poi è anche facile, perché sono abituati questi bambini, questi nostri alunni, a comunicare emozioni e sentimenti attraverso il corpo. Noi diamo molta importanza alla comunicazione intrapersonale e interpersonale, per cui diciamo che non è stato difficile.